Eccoci qua, siamo tornati di nuovo con un appuntamento dell'Ersta Historical Research Group ed è il primo appuntamento dopo l'estate e dopo la nostra rubrica Ersta Beach che ci apprestiamo a pubblicare un nuovo numero dell'approfondimento che verterà sui nucleammati rivoluzionari. Come vedete qui dietro di me, il nostro sfondo di oggi è sicuramente molto, molto indicativo, e questo numero non sarà l'unico sui NAR, perché ci siamo accorti che la materia è veramente vasta ed è veramente ampia da trattare. E per trattare in una certa maniera, cercare di appunto andare a sviscerare un po' tutti i temi che sono interni e attigui alla vicenda dei nucleammati rivoluzionari, non ci sarà soltanto un numero. Questo numero qua sarà un po' il numero nel quale fermo a vedere la storia dei NAS, cioè soprattutto siamo poi culmine anche e continuazione del lavoro che abbiamo svolto quest'estate, perché quest'estate poi nei vari appuntamenti che abbiamo fatto abbiamo sempre un po' avuto i NAS come protagonisti evidenti o nascosti delle vicende, come quella di Walter Rossi, come quella, insomma tante vicende nelle quali se non c'erano i NAS ancora attivi comunque erano appunto in quel calderone lì, o comunque abbiamo parlato anche del loro luogo di formazione, che è il Movimento Sociale Italiano, un partito che è fondamentale per capire la vicenda dei NAR. È un partito del quale parleremo anche stasera, di quale tratteremo anche stasera. Questo nostro numero verte principalmente proprio su vedere i NAR in una maniera storiograficamente diversa rispetto a quello che è stato trattato fino adesso, perché ci siamo accorti anche come spesso ci accade e come spesso vediamo che anche accade con piacere a chi ci segue, e a questo proposito vorrei dire di poi metteremo la solita scritta che andrà in continuazione in basso sul nostro sito, dove sarà disponibile appunto il numero in download gratuito in PDF dell'approfondimento del numero sui NAR, e dove appunto noi siamo su YouTube, Spotify, Audible, insomma ci potete vedere e ho ascoltare, perché va benissimo sia vederci, va benissimo sia ascoltarci, ma anche non fare finta che non esistiamo, va benissimo lo stesso. Ringrazio Alessandro che ci ha fatto, che fa passare per chi ci guarda su YouTube la didascalia. E appunto in questo percorso che ci ha portato a parlare dei nucleammati rivoluzionari, che appunto, come stavo dicendo prima, avvicinandoci a questa materia, addentrandoci un po' di più, è veramente vasta ed è veramente interessantissima, perché nei NAR veramente c'è qualcosa di particolare, c'è qualcosa di incredibile anche per quanto concerne la storia, che è già abbastanza incredibile, del secondo dopoguerra italiano, ma in questa formazione terroristica che noi non ci piace assolutamente definire spontaneismo armato, perché come poi dimostriamo, come poi speriamo di dimostrare, appunto, attraverso sempre la nostra interpretazione, lo studio delle fonti aperte, perché noi comunque lavoriamo su fonti aperte, non abbiamo nessuno dossier segreto, nessuna gola profonda, e sì, lavora soprattutto su ricercare, come vedremo anche stasera, abbiamo anche un po' cambiato il metodo, soprattutto come vedremo con Alessandro, il nostro metodo di ricerca, basandoci più sulle sentenze, come appunto l'ultimo del 2021 su Bologna, che su altre cose in internet, perché sui NAR ci siamo accorti che su internet si raccontano un po', in rete ci sono sempre poi le solite cose, mentre invece se si mettono insieme tanti tasselli, tanti puzzle, specialmente usciti dalle fondamentali inchieste sulla strage di Bologna, dei quali i NAR per ora sono considerati colpevoli, sono considerati appunto gli esecutori materiali, si scopre un universo veramente variegato, e vedremo oggi come, perché si può parlare di universo, perché si può parlare di personaggi come Paolo Signorelli, che hanno gravitato vicino ai NAR, dei Fratelli Fioravanti, della Mambro, insomma, di tutto un'epoca anche abbastanza breve, perché i NAR poi ufficialmente, anche lì vedremo perché abbiamo dei dubbi su questa datazione, sì, saranno attivi dal 77 all'82 più o meno, per cui un arco di tempo abbastanza ristretto, ma vedremo come
veramente saranno una formazione terroristica organizzata a tutti gli effetti, e come hanno veramente ucciso un sacco di gente e fatto un sacco di danni e anche veramente causato una scia di sangue che dura tuttora perché comunque in NAR vi sono alcuni NAR che sono anche in ex NAR, ex appartenenti ai NAR, tanti sono morti, pochi sono in prigione e invece tanti come appunto Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sono in libertà, anche se hanno avuto vari ergastoli, ma di questo parleremo anche dopo. E di questa formazione terroristica che è veramente interessante, parleremo stasera anche con Alessandro, che qui invito a comparire in video. Ciao Ale. Ciao Massimo, E ciao. appunto stavo un po' dicendo cose che insomma i NAR sono stati un po' vicini, sempre un po' cioè come dire, attigui alle vicende che abbiamo raccontato quest'estate con la nostra rubrica Beach di Red Star. E appunto, e ci siamo detti, ma addentriamoci un po' di più nei NAR. E cosa hai trovato tu di molto interessante? A parte appunto, sembra fosse troppo lungo dirlo, ma in breve, cosa hai trovato di interessante che neanche poi scritto sul giornale, sui NAR? Vabbè, diciamo che ci sono alcuni aspetti molto interessanti, andrò a trattarli più tardi. Innanzitutto, come sempre facciamo in tutte le nostre trasmissioni, dobbiamo dare un attimo un cappello generale, di cos'era questa organizzazione, di cosa è stata, come l'hai detto benissimo te, di come anche viene trattata un po' in generale su internet, insomma, nell'ideale collettivo, insomma, che la gente ha dei NAR, insomma, questi terroristi legati alla strage di Bologna, all'estremismo nero, quindi, come dire, ovviamente il gruppo più importante, diciamo, del terrorismo nero. Poi andremo, come dire, a vedere che la materia è molto complessa, tanto è vero che abbiamo deciso di fare due numeri del giornale. E qual è, secondo me, un approccio? Tanto i NAR, se noi andiamo, come dire, a fare una semplice ricerca, è un gruppo che, data un inizio, una data di nascita e una data di fine, 77-1981 circa, anche se poi ci sono strascichi, anche nell'82. Però sono datazioni che, a mio avviso, poi anche per gli studi e le ricerche che ci abbiamo fatto, sono abbastanza relative, l'abbiamo sempre detto. Te, e con una tua espressione molto felice, hai sempre detto anche riguardo, ad esempio, Walter Rossi e altri episodi che sono avvenuti nella città di Roma prima del 77, ad esempio, episodi armati che, come dire, coinvolgono un po' le schermaglie che c'erano tra l'estrema destra e l'estrema sinistra a Roma in quell'epoca. Molte azioni che vengono fatte dagli estremisti di destra, tu le hai definite molto bene con la definizione i NAR prima dei NAR. Quando ancora senza nome, tutto sommato le stesse persone più o meno. Poi diciamo che la platea era molto, molto vasta, ampia, e poi l'andremo a vedere. Poi sarà anche una peculiarità: molti personaggi si andavano a intrecciare uno con l'altro, le stesse organizzazioni. A un certo punto veramente sembra quasi non riuscire più a capirci nulla, non si ci riesce più a capire nulla di questa storia qua, perché veramente tutto si mescola in un calderone incredibile. Mettiamo un attimo un punto, come ti dicevo prima, la datazione è a 77-1981, ma è una datazione che, ripeto, soprattutto è allacciata al primo volantino di rivendicazione col nome, con la sigla NAR, veramente, con l'acronimo NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari. Perché è molto, come dire, la storia dei NAR, cioè quando loro si firmano le loro rivendicazioni, come dire, è quasi. Ovviamente è una mia opinione personale, un atto finale di un percorso che inizia molto tempo prima ed è un percorso, secondo me, politico, non tanto di persone, perché è evidente che guardare
ripeto, per guardare la storia di questa organizzazione bisogna andare nel tempo e guardare alcuni aspetti. Sicuramente uno l'abbiamo detto. Intanto tutti i membri che andranno a comporre INAR, quasi tutti, quasi tutti, ma un buon 80% possiamo dire che abbia una comune militanza all'interno del movimento sociale. E questo è un dato di fatto. Ed è un primo aspetto. Altra cosa che ha da dire e da scolpire secondo me, nel marmo, quando noi diciamo spontaneismo armato, utilizziamo questa dicitura no, per farci soprattutto capire a che area ci riferiamo, a che gruppi ci riferiamo, a che epoca ci riferiamo, e che è proprio quella più o meno. In cui in arma, un po' più ampia forse, poi lo vedremo anche dopo. Io la segnerei tra il 75, quindi la metà degli anni 70 e i primi anni 80, quella che definirei l'evoluzione dell'estrema destra verso su quello che viene definito lo spontaneismo armato. Poi ripeto, da scolpire nella pietra che di spontaneo non c'è nulla. Sono organizzazioni dove tutto viene pianificato e INAR non fanno eccezione dentro questa cosa qua. Sono un gruppo, un'organizzazione che pianifica tutto ciò che fa. Un altro aspetto invece che anche lì è da scolpire, lo abbiamo ripetuto come l'hai detto te perché l'abbiamo già tra virgolette sfiorati in altre diverse puntate che abbiamo fatto, Walter Rossi, l'assalto a Radio Città Futura, Acca Larenzia. Benissimo, mi fermo su Acca Larenzia, l'abbiamo già detto, soprattutto la Mambro dice la nostra violenza parte da Acca Larenzia. Acca Larenzia è stato come dire il là per cui noi scegliamo la via della violenza, la via della lotta armata e degli agguati. In realtà non è così, e lo abbiamo visto. Non è così se proprio vogliamo fare, come dire, i puntigliosi, perché loro il primo volantino con l'acronimo NAR lo firmano nel dicembre del 77 e a Calarenza succede nel gennaio del 78, se volessimo fare i puntigliosi. Ma lo dicevamo prima, negli anni a cavallo tra il 1976 e il 77. A Roma c'è una guerra civile a bassa intensità tra l'estrema sinistra e l'estrema destra, cioè tutti i giorni le strade di Roma sono scene di agguati a colpi di Molotov, sparatorie, sedi di partito incendiate da una e dall'altra parte, una vera e propria guerra a bassa intensità. E all'interno di questa guerra a bassa intensità, per quanto riguarda l'area dell'estremismo di destra, coloro che andranno a dare la vita ai nuclei armati rivoluzionari, li troviamo già operanti dove? Nelle sezioni del movimento sociale, lo abbiamo detto, nelle sezioni del movimento sociale, chi con la tessera in tasca, chi senza, ma comunque punti di riferimento sono le sezioni del movimento sociale, in particolare, l'abbiamo detto più volte, quelle posizionate diciamo quelle rautiane per farci capire, ok? Quindi quelle che fanno riferimento a ordine, quello che era stato il centro studi Ordine Nuovo, ok? Quindi semplifichiamo un po' così, come dire, già operano prima della nascita dei NAR, perché l'abbiamo detto, le armi già giravano in maniera ampia e diffusa in quel periodo lì, dentro, fuori le sedi del movimento sociale. Con o senza tessera, però, come dire, in quel magma che poi ritroveremo anche questa sera, si muove, come dire, prendono i primi passi, appunto, come dire, prende i primi passi la politica che poi, la linea politica che porterà alla nascita dei nuclei armati rivoluzionari. Però, per capire ancora di più cosa sono i nuclei armati rivoluzionari, diventa fondamentale un luogo. Che è il famoso Fuan di Via Siena. Il Fuan di Via Siena ad un certo punto, quindi siamo a metà degli anni 70, diventa un vero e proprio punto di aggregazione per tutta appunto quell'area lì, che poi ritroveremo in maniera diffusa in alcune organizzazioni,
terza posizione, piuttosto che costruiamo l'azione, poi andremo un attimino anche un po' a vedere nello specifico cos'erano tutti questi gruppi e gli stessi NAR. Il Fuan di Via Siena diventa un punto di riferimento. E, velocemente, per anche dare, forse anche in qualche altra puntata abbiamo dato alcune indicazioni, cos'è il FUA? Il FUA è il Fronte Universitario d'Azione Nazionale, è l'organizzazione che da quando c'è il movimento sociale, quindi siamo attorno al 1950, agli anni 50, nasce, è l'organizzazione di riferimento degli studenti universitari del movimento sociale. E, legame diretto interno col partito organico al movimento sociale fino al 68, idealmente battaglia di Valle Giulia, dove l'estrema destra con la sinistra scendono in piazza, la famosa area dei nazi maoisti, lotta di popolo, ma la stessa avanguardia nazionale di Delle Chiaie. Il FUA, in quel momento lì, il FUA rompe col movimento sociale, ci sarà la famosa, come dire, andata di Almirante con i volontari nazionali per tentare, insomma, di liberare le facoltà occupate, quindi riprendersi, credo fosse la facoltà di legge, insomma, abbiamo tutti nella mente quella foto sulle scalinate dei fascisti con i bastoni e tutto. Benissimo, in quel momento lì il movimento sociale rompe col FUA, il FUA aderisce a posizioni più vicine ovviamente alla lotta di popolo, quella che era l'area nazi-maoista in quegli anni lì. Da lì in poi, nell'autonomia stessa del FUA, arriviamo appunto agli anni 70, dove appunto questa organizzazione, che ripeto, nonostante fosse poi autonoma, di fatto i membri, la maggior parte dei membri, ruotavano comunque sempre, facevano comunque riferimento, anche se non in maniera organica, al movimento sociale, come dire, lì, come dire, incominciano a avere, il FUA inizia ad essere punto di riferimento appunto di queste aree di giovani che apparentemente criticano il movimento sociale, con le solite cose che troviamo parimenti a sinistra. La mollezza, l'essere troppo, tra virgolette, istituzionalizzato, quindi non più il partito dei duri e puri, quindi raduna un po', come dire, gli elementi, insomma, che già iscritti al movimento sociale, l'abbiamo detto, rappresentavano già un malessere nei confronti del partito, ma ancora la tasca e la tessera in tasca l'avevano, e si ritrovano appunto, cioè, effettuano questa, diciamo, rottura nei confronti del movimento sociale, di fatto esautorano quello che era il FUA, il presidente di allora, che se non mi sbaglio fosse, mi sembra fosse Biagio Cacciola, e lo esautorano e di fatto, come dire, prendono l'egemonia del FUA, quelli che, il gruppo che sarà poi il gruppo fondatore dei NAR. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, 77-81 sono le date di riferimento che spesso si trovano su internet perché, come dire, troviamo la prima rivendicazione firmata, che appunto è quella del 7 dicembre, scusate, del 30 dicembre del 77, che è all'agguato alla redazione romana del Messaggero a colpi di Molotov. Tra le altre cose ci abbiamo poi, guarda, ce ne sono, c'è una scia infinita di rapina alle armerie, di rapine per autofinanziamento a gioiellerie, però le cose più significative, a mio avviso, rimangono comunque l'omicidio di Roberto Scialabba nel primo anniversario di Acca Larenzia. Iniziano, come dire, a girare attorno ai quartieri lì al quartiere Don Bosco, finché in via Calpurnio Fiamma trovano questi ragazzi che, per la capigliatura e l'abbigliamento, identificano a sinistra, uccidono Scialabba. E il 6 marzo del 78, l'abbiamo detto anche in altre cose, diventa importante perché la morte di Anselmi, durante una rapina all'armeria Centofanti, viene ucciso Franco Anselmi, che è una figura preponderante, uno dei fondatori dei NAR, ma che poi diventerà un vero e proprio, ora mito è sbagliato, però ci sarà sempre un richiamo ideale al martire, al martirio, alla caduta del soldato politico. Fammi usare questa espressione qua, che forse è quella più idonea, alla caduta sul campo del
del soldato politico Anselmi, ma è una data da ricordare, il 9 gennaio del 79 c'è il famoso assalto a Radio Città Futura che abbiamo documentato, credo, in maniera abbastanza esaustiva in una delle puntate che abbiamo fatto quest'estate. Chiuderei con una data che secondo me anche lì varrebbe la pena di un approfondimento perché ovviamente come Radio Città Futura è una strage sfiorata all'ennesima potenza rispetto, tra virgolette, a Radio Città Futura, che è l'assalto alla sede del PC di Via Cairoli, dell'Esquilino, dove durante un'assemblea di ferrovieri comunisti dentro la COGO, non c'è una cinquantina di persone, anche lì vengono sparati colpi di arma da fuoco, molotov e tutto, mi sembra che ci sia all'incirca 25-30 persone che vengono, come dire, portate in ospedale. Insomma. Ora, io ho messo queste qua come le cose, ovviamente non ho citato la strage alla stazione di Bologna, che dentro questa storia ricopre tantissima, una valenza importantissima dentro questa storia qua. Come dicevi te, due dei capi indiscussi e qualche un altro, Ciavardini, insomma, comunque, ma più avanti vengono riconosciuti come gli autori materiali della strage alla stazione di Bologna, quindi non l'ho citata perché l'ho data quasi per scontata, ecco. Sì, certo, tu sei stato molto molto esaustivo in questa tua carrellata, che direi che ha dentro al suo interno di quello che hai detto le cose principali, cioè i punti dei quali ci si accorge e che se ne occupa meno la storiografia, diciamo, ufficiale, sono l'appartenenza di quasi tutti i membri a MSI, per cui, come abbiamo già fatto anche una puntata che ci si può, chi vuole andarsi a recuperare su YouTube o su tutte le altre piattaforme, appunto dell'MSI come partito che altro che partito dell'ordine, ma come partito che aveva al suo interno un sacco di modalità terroristiche, diciamo, eversive. Se pensiamo soltanto anche al famoso episodio di Sezze del 1976, dove poi ci saranno anche alcuni protagonisti di queste vicende che vanno a fare questo, vanno a proteggere questo comizio di Saccucci, l'ex paracadutista, che appunto praticamente mantenendo viva una tradizione dell'MSI, c'è un piccolo nucleo di persone armate, diciamo, che vanno a proteggere questo comizio che viene fatto nelle vie interne di Sezze, che è un paesino di collina in provincia di Latina, se non vado errato, dove praticamente si verificano subito scontri e dove i fascisti sparano ed ammazzano un ragazzo della sinistra extraparlamentare, insomma. E già da lì, insomma, c'è anche cose legame con Inale, perché uno dei, di cui adesso non mi ricordo il nome, ma che abbiamo scritto nel giornale, uno dei protagonisti, l'autista addirittura di Sandro Saccucci, fu ucciso da un gruppo di estrema sinistra, mi sembra i giovani partigiani, nuovi partigiani, nuovi partigiani, e questo assalto, diciamo, al messaggero, che tu dici come primo atto fondativo dei NAR nel 77, è stato fatto anche per rivendicare un articolo poco, poco rispettoso del messaggero verso questo personaggio qui. E che anche lì, insomma, i NAR avranno sempre questo tratto, no? Anche nell'assalto alla Città Futura, che praticamente si andava a punire sparando a cinque casalinghe un atto, supposto un'affermazione di un appartenente a Radio Città Futura che avrebbe detto l'MSI ha un ciabatta di meno, insomma, una frase così, per cui i NAR difendono sempre l'onore dei caduti e, come dicevi te, c'è questo mito fondativo di mito, martire, fondatore di Franco Anselmi, che tra l'altro Franco Anselmi era detto il cerco di Urbino, perché frequentava l'università ad Urbino e poi aveva avuto, a causa di un pestaggio da persone appartenenti alla sinistra extraparlamentare, aveva appunto riportato dei danni cerebrali permanenti che appunto l'avevano reso quasi cieco, e infatti lui quando sparava, sparava a casaccio, rischiando di ammazzare anche i suoi, insomma, tutte le varie leggende. Ma dopo la morte di Franco Anselmi, come hai detto tu, viene fondato il gruppo di fuoco Franco Anselmi, che ad ogni anno, più o meno alla cadenza della morte, all'anniversario della morte, vanno a fare delle rapine. Insomma, quello che hai detto tu è
è molto importante sui NAR. Chiaramente noi invitiamo a leggere il giornale, perché è lì che noi abbiamo svolto ricerche veramente importanti, veramente adatte a capire questo fenomeno. Ad esempio, abbiamo trattato la figura di Paolo Signorelli, che è una figura che è molto importante a nostro avviso, che viene avvicinata ai NAR in poche occasioni, perché noi come è nata questa cosa qua? È nata che, come nascono tante cose nostre, Alessandro un giorno, guardando un video, mi disse: ma guarda, c'è questa Mirella Robbio, che è la moglie di Marumeri, di Genova, tra l'altro, entrambi genovesi, l'ex moglie, scusate, che parla appunto al processo per la strage di Bologna, mi sembra nel 2021, sia questa audizione, o 2018, o 2021, parla appunto di Signorelli, che Paolo Signorelli, che poi andiamo a vedere chi è, che praticamente fu, secondo lei, il fondatore dei NAR, appunto come gruppo terroristico che avrebbe dovuto superare in efferatezza e nelle azioni militari le Brigate Rosse. Questo per creare confusione, per creare insomma un clima di terrorismo, appunto. Ma chi è Paolo Signorelli? Paolo Signorelli incarna un po' una figura che è molto indicativa e molto importante in questa storia, perché, come poi avete modo di leggere i giornali, ma di sentire anche stasera, sono un po' sempre gli stessi nomi che girano come ideologi. Perché, come dicevi tu, che una cosa fondamentale da tenere a mente, da scolpire nella pietra, è che uno dei pari deputativi di questa destra extraparlamentare, questa destra estrema destra che andrà poi a sfociare nel terrorismo armato, nella lotta armata, è Pino Rauti. E Paolo Signorelli si iscrive nel MSI, ma poi va molto giovane in ordine nuovo. E lui è un rautiano di ferro. E come vediamo, tutte le persone che a destra, nell'estrema destra, hanno contribuito a alzare la posta in gioco, a inasprire i toni del conflitto, come dice la guerra civile a bassa intensità, sono tutte di area Pino Rauti, ordine nuovo. Lui non fa eccezione, però chiaramente vuole andare oltre. E Paolo Signorelli è una figura veramente importante perché c'entra in tantissime vicende. È un po', noi l'abbiamo scritto nell'articolo dedicato a Paolo Signorelli, è un po' la figura proprio dell'ideologo, verrebbe da definire quasi un cattivo maestro, nel senso che è sempre dietro a tantissimi episodi di sangue, pur non commettendoli personalmente, perché poi viene sempre condannato anche per istigazione al reato, ma quasi mai per il reato in sé, perché manda sempre avanti gli altri, che è una figura molto importante di questi ideologi, perché anche Pino Rauti faceva questo. E Signorelli è un personaggio che troviamo veramente con legami con tutta l'estrema destra, prima di tutto romana e poi anche nazionale, ma non solo, perché veramente ha collaborato con tutti i grossi nomi, ha fondato tantissime sigle e secondo i figli e anche secondo qualche penna antifascista, è stato vittima di ingiuste persecuzioni giudiziarie perché lo si veniva ad accusare di tantissime cose. Basta andiamo a leggere la sua storia, che tratteggiamo nel nostro articolo, è veramente ovunque. Qua, per citarne soltanto alcuni, Paolo Signorelli poi è un professore di storia e liceo classico, mi sembra. Lui vive appunto di questo, però poi è uno che veramente in mezzo a un insieme di personaggi incredibile. Per citarne alcuni, nel 75, 1975, ad Albano Laziale si svolge una riunione in casa di un camerata dove si tenta, che poi si protrarrà anche questo in una riunione a Nizza, in Francia, che è un luogo di latitanza per molti di questi neofascisti romani, si parla di un'unione tra avanguardie nazionali di Delle Chiaie, che, guarda caso, è un'altra creatura di Pino Rauti, e appunto Paolo Signorelli con praticamente Ordine Nuovo che dovrebbe unirsi con l'Avanguardia Nazionale per fondare diciamo una super associazione fascista che poi non avviene anche perché queste persone erano persone che non si stimavano fra di loro e se potevano si facevano le scarpe. Poi nel 76 fonda Lotta Popolare nel quale tenta di portare di nuovo le
istanze di ordine nuovo, nel quale prende contatto anche con Computai, che è un'altra figura che sarà molto importante anche per capire Nara, e praticamente Signorelli è anche il capo, diciamo così, se si può affermare, il superiore in ordine nuovo di Marumeri, che è appunto il marito di Mira Robbio che abbiamo citato prima. Per cui insomma è tutto un giro veramente pazzesco, anzi, se pensiamo poi che poco dopo, 2 anni dopo, fonda Costruiamo l'Azione con Sergio Calore, e Sergio Calore è un altro che passerà per Inara, è un'altra figura molto importante che meriterebbe una trattazione a parte, anche per come muore, perché muore nel 2010, ucciso da 30 colpi di piccone nella sua tenuta nella campagna laziale. E Sergio Calore è un altro personaggio che attraversa molte sighe dell'estrema destra romana, collabora con Signorelli come con altri, soprattutto con Concuteri, perché poi vengono grossi screzi tra Concuteri e Signorelli, perché Concuteri, più uomo d'azione, disprezzava, diciamo, Signorelli per questo suo essere un ideologo che si esponeva poco, ma poi lui è stato anche dentro, in prigione, e lì è dove appunto andiamo al nocciolo della questione, cioè dove in prigione lui avrebbe, diciamo con abbastanza certezze perché condizionale, ha conosciuto Valerio Fioravanti. E qua nasce una cosa particolare, perché se stiamo alle dichiarazioni della Robbio, lui, Signorelli, è praticamente l'ideologo dietro Inara, ma se si sta a sentire Valerio Fioravanti, che come vedremo anche in questo numero, ma come vedremo anche nel prossimo numero, Valerio Fioravanti è il campione mondiale di, non so come definirlo, riduzionismo, difensivismo, cioè lui quando parla anche in tribunale dice sempre: ma Inara, la sigla di Inara era perché c'erano i NAP, c'erano questi, c'erano altri, allora noi abbiamo fatto una sigla così. Sì, ma eravamo dei ragazzi che vittime della sinistra, allora poi siamo andati a sparare anche noi. E anche su Signorelli dirà: no, ma io veramente non, è uno che ho conosciuto, sono andato qualche volta a cena, mi autoinvitavo addirittura e qualche volta andavo a cena a casa sua perché non avevo di che mangiare. Signorelli, da parte sua, cosa dice su Fioravanti? Chiaramente tenta un po' di dissociarsi da Fioravanti dicendo che uno che si autoinvitava, effettivamente, come diceva stesso Fioravanti, che ha una frequentazione post-carcere, ma nulla di che. Mentre invece sembra che i due fossero molto legati, tant'è che Fioravanti nei primi, mi sembra nel 79 o nel 80, fa una rapina, tenta una rapina con il figlio di Signorelli Luca. Per cui insomma c'è un legame profondo che viene minimizzato fra i due. Perché? Perché se si ammettesse questo legame, praticamente si potrebbero associare certe istanze di una destra estrema che va appunto da Pino Rauti in giù con Inara. Per cui, come dicevi tu, e come anche pensiamo noi, pur nella modestia di quello che stiamo raccogliendo, che Inara siano il culmine, il punto d'arrivo di un disegno politico eversivo ben preciso. Cioè, è una tappa, i NAR sono una tappa fondamentale, la tappa più ferrata, la tappa conclusiva, un percorso che sta continuando fino ai giorni nostri, non si sa. Però è sicuramente una tappa preparata molto tempo prima e che si tenta di far passare per spontaneismo armato, cioè questi ragazzi che frequentavano il Fuang, che frequentavano i siti dell'MSI, che poverini, che venivano presi a picconate in testa e si sono messi a sparare per difendersi. Invece no, perché con l'episodio di Sezze, ma come poi andiamo anche a vedere dopo con altri episodi, hanno dietro tutta una storia già di andare in giro con le pistole per comizi, eccetera. E hanno anche una storia di contatti con Signorelli, che poi non si ferma lì, perché poi nel 78, oltre a Costruiamo l'Azione, poi va in galera, esce, e nel 79 fonda questa che vado a leggere, le comunità organiche di popolo, quelle che Fioravanti Valerio definirà il fascismo bucolico, cioè tenta di uscire e da lì un po' esce, un po' dalle nostre vicende, perché va ad isolarsi in campagna. Però insomma è un personaggio che è veramente interessantissimo ed è il tratto di unione, il punto di unione tra Pino Rauti, una certa destra
depressiva e rinale. Per cui è importantissimo, signorelli. E su signorelli, purtroppo, si è fatta ancora poca ricerca storiografica da persone ben più competenti di noi. Guarda, visto che è finito questo excursus su Signorelli, mi inserisco un attimo io e mi leggo un attimino ad alcune cose che hai appena citato, perché, come dicevo prima, cioè il quinquennio, diciamo, dal 75 al 1980 è quello che segna un po' il passo, il cambio di passo di quello che fino allora era stata un po' la destra italiana, perché noi, come dire, l'estrema destra italiana. Noi, come dire, conosciamo il periodo di Piazza Fontana, dove di fatto c'è un'avanguardia nazionale, un centro studi Ordine Nuovo. Peraltro nel 69 centro studi Ordine Nuovo rientra dentro il movimento sociale, quindi Rauti rientra, nasce il movimento politico Ordine Nuovo con Clemente Graziani, di questo poi adesso andremo a vedere, ma tra il 75 e l'80 c'è il vero cambio di passo. Il vero cambio di passo lo dicevo nell'introduzione perché? Perché questo periodo, questo arco temporale viene definito come quello dello spontaneismo armato dell'estrema destra. Lo dicevi bene te, ma è un po' quello che porta alla dicitura, secondo me, ovviamente sono mie riflessioni, che porta un po' alla dicitura spontaneismo armato. Lo hai detto benissimo te, se si ascoltano queste audizioni che vengono fatte durante i vari processi da parte di Fioravanti e altri membri, si recita quasi una sorta di canovaccio dei ragazzi che a un certo punto decidono, come fanno un po' intravedere per Shalabba, cioè era l'anniversario di Acca Larenzia, decidiamo di vendicare i martiri di Acca Larenzia, prendiamo, andiamo in giro finché non troviamo qualcheduno che secondo noi è di sinistra e, come dire, e questi ci staccaniscono contro. Perché poi ti viene raccontata un po' questa storiella qua, in buona sostanza, insomma, che non, la sigla era una sigla aperta, chiunque la poteva utilizzare, fare azioni, non utilizzarla, cioè è veramente un canovaccio che, come dire, viene utile un po' e che loro secondo me lo utilizzano molto questa. E non a caso, secondo me, l'etichetta esce fuori l'etichetta dello spontaneismo armato, che a mio avviso di spontaneo non c'è niente. Nessuna organizzazione, in quanto per il nome che porta, perché è un'organizzazione, non c'è nulla di spontaneo, tutto è pianificato ed organizzato. Come dicevo, tra il 75 e l'80 c'è questo cambio di passo, quindi questa nuova fase, questa fase dello spontaneismo armato. Che in realtà tu l'hai già citato quando parlavi di Signorelli, ha un suo primo passo nel tentativo di unificazione tra i due movimenti, tra il movimento politico Ordine Nuovo, perché quando parliamo di Ordine Nuovo in questa fase qua conviene sempre dire per intero il nome, è il movimento politico Ordine Nuovo, quindi il secondo gruppo che nasce dopo il Centro Studi Ordine Nuovo di Rauti, che nel 69 rientra nel movimento sociale. Movimento politico Ordine Nuovo, tra i cui fondatori c'è Clemente Graziani, che viene sciolto nel 73, quindi dura veramente pochissimi anni. Ma come sempre fanno i gruppi di estrema destra, anche se legalmente sono stati sciolti e resi nella clandestinità, questi continuano ad operare. Tanto è vero che, come dicevi te, vi è un tentativo, qua siamo proprio nel 1975, c'è questo tentativo, ci sono più riunioni che vengono fatte. La Robbio ne cita alcune, cioè non solo Nizza, ma anche la Corsica. Addirittura la Robbio, nella sua dichiarazione, dice che lì si pianificò addirittura l'omicidio di credo Mario Amato. Ora non mi ricordo se Amato, non mi ricordo. Comunque, dice: Signorelli passò da Genova, andammo a Nizza, da Nizza lui andò. A parlare con Graziani in Corsica, non si capisce bene in quale parte della Corsica e in che posto, ritornerà a Nizza in giornata, in serata, rientrano a Genova e tutto qui. Cioè, proprio lei racconta proprio di queste trasferte politiche che vengono fatte per, come dire, pianificare anche, pianificare quindi agguati, azioni che vengono fatte. E il tentativo stesso. Perché comunque un altro tema di discussione forte in quelle riunioni lì è la l'unificazione tra i due movimenti.
riunioni che prevedevano l'unificazione dei due movimenti, ma l'esposizione pubblica di Avanguardia Nazionale, perché Avanguardia Nazionale in quel periodo lì era ancora organizzazione legale, quindi poteva ancora, come dire, dare la propria esposizione pubblica per la propaganda, le iniziative e quant'altro. Questo tentativo, abbiamo alcune appunto riunioni che citavi anche te, finisce immediatamente perché già nel 76 abbiamo un Concutelli che per i fatti suoi, prima di venire arrestato, dà vita ai gruppi d'azione ordinovista, ma col suo arresto si sciolgono come neve al sole. E di fatto il 76 diventa un anno cardine perché c'è la diaspora di quelli che partecipavano al quello che era il movimento politico Ordine Nuovo. Questa esplosione di fatto porterà alla creazione di quattro entità politiche, che sono Costruiamo l'Azione, il Movimento Rivoluzionario Popolare, Terza Posizione e INAR. Queste sono le quattro organizzazioni che prendono vita, diciamo, da questa diaspora. Di queste quattro organizzazioni, la più importante sicuramente l'hai detto te, Costruiamo l'Azione. Costruiamo l'Azione, come dicevi te, fondata da Signorelli, Calore, dei Fratelli De Felice, diventa di fatto cioè il motore di quello che starà dietro a tutta questa, a questo magma di gruppi che nascono dalla diaspora. Saranno loro che daranno gli indirizzi politici, tant'è vero che, ripeto, non lo diciamo noi, sentenza Bellini di Bologna, c'è tutto messo nero su bianco. Chiunque volesse, oltre al nostro giornale, che è sicuramente parziale, ma che noi abbiamo ripreso, cioè ci siamo andati a studiare quel tipo di sentenza, andate per la leggere, è pubblica, lì ci sono proprio, avete tutti i chiarimenti, come dire, che vorrete su questa cosa qua. Costruiamo l'Azione diventa veramente, anche la figura di Aldo Semerari, ecco, mi dimenticavo, una figura accade in Costruiamo l'Azione, diventa proprio il motore di ciò che sta dietro a livello, se vogliamo, ideologico e di indirizzo politico. Tanto è vero che non solo Costruiamo l'Azione poi nasce come giornale e poi come gruppo politico organizzato prendendo il nome della testata del giornale che viene stampato, ma continua ad utilizzare i fogli d'ordine. I fogli d'ordine erano di fatto dei fogli clandestini che già il movimento politico Ordine Nuovo diffondeva tra i suoi militanti, con la dicitura, è molto interessante, leggere e distruggere e bruciare, credo fosse, non distruggere, leggere e bruciare, che erano proprio dei fogli di indirizzo politico che venivano dati ai propri militanti. Questi continuano ad essere diffusi anche durante la vita di Costruiamo l'Azione. Quindi ci sarà un giornale che è Costruiamo l'Azione, quindi foglio ufficiale del gruppo, e questi fogli d'ordine che in maniera, tra virgolette, più sotterranea ai propri militanti venivano diffusi per, come dire, dare un ulteriore indirizzo politico. Di questi quattro raggruppamenti politici, il secondo che andiamo a analizzare è il Movimento Politico Rivoluzionario Popolare, che di fatto è il braccio armato di Costruiamo l'Azione. Sono praticamente coloro che recepivano l'indirizzo politico e mettevano in pratica. Sono diversi gli agguati dinamitati che mettono, come dire, in campo, ma se proprio dobbiamo, ecco, velocemente definirli in quanto gruppo, in quanto organizzazione politica eversiva, noi dobbiamo definirli come il braccio armato di Costruiamo l'Azione. Terzo gruppo è Terza Posizione che è emanazione di un gruppo che è Lotta Studentesca, viene ai giorni nostri ripreso da Forza Nuova, ma chissà perché c'è Fiore di mezzo, quindi, come dire, corsi e ricorsi storici, riprendiamoci anche le vecchie diciture. Terza posizione, ovviamente, forse l'altro gruppo qui insieme ai NAR che nell'immaginario collettivo raffigura quello che viene definito lo spontaneismo, come dire, armato. In realtà, forse lo abbiamo, come dire, detto anche altre volte, è l'ala più
nazionale, rivoluzionaria, esoterica, lasciami passare il termine, ma se te, come dire, ne sai un po' di più di questa cosa qua, ma credo che la dicitura che è legata a alcune, cioè a quella alla del fascismo esoterico, io credo che Giustissimo, calzi molto bene al giustissimo. terza posizione è il gruppo politico di un'altra situazione che poi vedremo magari di farci una puntata, che è l'omicidio di Ciccio Mangiameli a Palermo, questo dirigente che di fatto probabilmente viene ucciso per tappare la bocca perché sapeva cose inerenti alla strage alla stazione di Bologna, questo come dire, esponente di spicco di Palermitano in terza posizione. Quarto ed ultimo gruppo sono i Nari, tra virgolette, il gruppo principe, quello che viene ancora di più come dire, identificato come lo spontaneismo armato, un gruppo terroristico che ha un'evoluzione, che io la ripeto, un po' studiando anche un po' le altre cose che abbiamo fatto, Walter Rossi, Radio Città Futura, anche un po' ragionando sugli agguati che hanno fatto e tutto. Sembra quasi che questo gruppo viva un primo secondo tempo, un primo tempo dove sembra che l'obiettivo siano i comunisti, nel senso che tutte le mire e tutti gli attacchi vengono fatti contro i comunisti che sparano ad Acca Larenzia, che abbiamo visto l'altra volta, noi avevamo più di un dubbio, ma la sentenza di Bologna che li chiarisce quasi molto bene che tutto sommato ci siano non molti dubbi. Ma insomma, l'abbiamo fatto una puntata l'altra volta, chi volesse andare a approfondire vada a sentire. Vive ripeto, il primo tempo verso i comunisti, un secondo tempo sembra quasi che abbracci un po' quella che a sinistra è l'attacco al cuore dello Stato delle Brigate Rosse, fammi passare il termine, nel senso che tutti gli attacchi vengono indirizzati contro magistrati e forze dell'ordine e tra l'altro in questo sviluppo c'è sempre, io quello che continuo a dire, secondo me un po' un finto mantra, quello dell'uniamo le forze antisistema di destra e di sinistra perché tutti e due vogliamo combattere il sistema. Poi secondo me ne farò un altro. Che è una cosa che diceva già Signorelli, questa, tanto per legarci Esatto, qui. no, è padre di sta roba qua, probabilmente, come dire, è Signorelli. Cioè, Signorelli è legatissimo a questo mantra. È proprio, e come dicevi te, molto probabilmente, come dire, tra questo primo e secondo tempo che ti dicevo, ripeto, sono mie riflessioni rispetto a quello che ho letto, agli studi che abbiamo fatto, a mio modo di vedere. E lo dicevi te, la Robbio sostiene che i NAR nascano perché bisognava, come dire, entrare in una sorta di competizione con le Brigate Rosse, in quanto a efferatezza, secondo me, denotano molto probabilmente da quel punto di vista lì anche una sorta di, come dire, di frustrazione nei confronti dell'estrema sinistra, non so come dire, di minoritarietà, di situazioni minoritarie rispetto all'estrema sinistra, che era, tra virgolette, protagonista con le azioni delle Brigate Rosse, con le azioni eclatanti, e tu vivevi questa minorità di non riuscire a fare azioni Sicuramente. eclatanti, e ci serviva un gruppo che andasse a controbilanciare questo scenario qua. Chiudo Sì, con questa, ecco, un po' con questa riflessione qua per dirti, scusa, ribadisco che il quinquennio prego. 75-80, come ho detto, è il cambio di passo. Se prima parlavamo di due organizzazioni, di fatto, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, che operavano, anche se qua l'abbiamo un po' sfiorata, Avanguardia Nazionale, comunque operavano in situazioni, in contesti anche un po' diversi, molto probabilmente. Poi lo rivedremo poi quando andremo a toccare un altro aspetto, però con lo stesso schema del solito colpire da destra per dare la colpa poi a sinistra. Qua abbiamo proprio, come dire, l'esplosione di un sacco di gruppi e sottogruppi, dove anche qui esiste di fatto, come dire, le prime donne, se mi passi il termine, che stanno sul Certo, palcoscenico, che sono i NAR.
E poi ci stanno i registi e gli addetti alle scenografie che, come dire, possiamo identificare in Costruiamo l'Azione, quindi con Paolo Signorelli Costruiamo l'Azione. E poi, come dire, sulla scena però ci entrano i NAR, ma chi dà l'input, chi dà il canovaccio, chi dà la pièce teatrale è Costruiamo l'Azione che sta un po'. Come dire, la regia di questo spettacolo. Passami la metafora, che la metafora No, teatrale, ma era per è dire giustissimo, cosa perché succede in questo quinquennio. allora, tu quello che hai detto sul quinquennio è fondamentale, cioè c'è un cambio di direzione netto, c'è anche un cambio di intensità netto, che possiamo vedere anche a sinistra, però, perché c'è anche a sinistra. Quello che colpisce le reazioni dei NAR, come dicevi tu, è sia che sono molto sanguinari e in certi momenti sono proprio arraffazzonati, cioè se fanno delle azioni molto violente, ma anche perché non si sono preparati a queste azioni. Come ad esempio quando ammazzano alla fine, ammazzano quel povero ragazzo davanti a scuola. Adesso non mi ricordo in che anno, ma mi sembra nell'81, perché praticamente volevano andare a colpire una pattuglia della Digos che stava lì davanti, però poi hanno visto una gazzella della polizia, perché con la scritta polizia era più simbolico, fanno un casino, la Mambo viene arrestata, ferita, cioè un delirio. Oppure quando vanno a Padova a recuperare i borsoni delle armi nascoste da un rosso dare in un canale a Padova, Cristiano Fioravanti, che poi ci arriveremo, che è uno dei grossi pentiti dei NAR, che vive tuttora nel programma Protezione dei Testimoni sotto falso nome, chissà dove, e si butta nel torrente con la muta, arrivano i carabinieri, cominciano a sparare tutti, muoiono due carabinieri, Valerio Fioravanti viene ferito, viene portato, poi viene praticamente ricoverato, cose drammatiche. Anche per come finisce Giorgio Vare, che è il mulatto, figlio di un etiope e di un'italiana, che viene ucciso dalla polizia quasi in replica all'azione di Via Fracchi a Genova, nel suo letto, viene ucciso da un numero incredibile di proiettili e lui ne spara solo uno. Insomma, la storia dei NAR è veramente una storia di sangue delirio, cioè verrebbe da dire, perché veramente, come dicevi tu, è proprio una. Ci sono gli attori, quelli principali, poi Fioravanti, perché poi comunque Aribrandi, ecco, ricordiamo anche un'altra figura brevemente, come Alessandro Aribrandi, detto scherzosamente Aribabà, che è il figlio di Antonio Aribrandi, che era un giudice capo di Mario Amato, che poi viene ucciso dagli stessi NAR. Cioè, per capire un po' cosa c'era anche intorno, no? Perché questi personaggi, poi anche Fioravanti, i due Fioravanti vengono da una famiglia benestante. Chiaramente Valerio, per raccontare la sua entrata nell'estrema destra romana, dice la solita buttarda, la solita cavolata, dicendo: io non sono fascista, ma sono anti-antifascista. Non c'è una foto in cui faccio un saluto fascista, ma. E invece, insomma, ne fanno di robe, ma è un percorso incredibile, perché in questi 5 anni canonici, 4 anni, scusa, canonici da 77 a 82, come abbiamo visto, si può anche retrodatare di molto il discorso. Vi è una sequenza di azioni incredibili, sia per i svolti che noi poi in un articolo riassumiamo, sia per veramente i svolti di sangue, che anche per i svolti appunto anche politici, perché poi avevano veramente, diciamo, coinvolto in A un po', adesso passami questo termine qua, portano alla dannazione una certa generazione di giovani dell'estrema destra romana, perché sono tutti giovanissimi, cioè in A, nelle principali azioni, non arriveranno ai 25 anni tanti. Ed è veramente incredibile come questi giovani abbiano una ferocia. È anche un addestramento, perché un'altra questione che abbiamo visto, che noi abbiamo visto facendo questo numero,
e anche l'addestramento che hanno in arma, che comunque tengono botta sempre nei conflitti a fuoco e spesso li vincono con le forze dell'ordine, cioè i conflitti a fuoco appunto con carabinieri e polizia spesso li vincono in arma. E anche lì ti viene da dire, ma quale spontaneismo armato c'è in questa cosa qua? Poi vabbè, negli anni 80 alcuni andranno anche ad addestrarsi in Libano a combattere con la guerriglia cristiano-maronita, al fianco degli israeliani anche, ma questa è un'altra questione. Però, come dicevi anche tu, cioè spontaneismo armato sarà per ignoranza nostra, ma siamo io e te che domani ci viene in mente di dire, guarda, facciamo un'azione, andiamo a sparare al nostro capo. Adesso ti dico la prima cavolata che mi viene in mente. Prendiamo un'arma, andiamo a sparare, beh, faremo più danni che altro. Invece qui, questi, come dicevi te, quando uccidono Sharabba, quando fanno altre azioni, sono anche molto precisi in queste azioni. Ricordiamoci anche soltanto quando andranno a uccidere un dirigente, tentare di uccidere un dirigente dell'MSI a Milano, hanno un inseguimento conflitto a fuoco con protagonista i Brandi, per le vie di Milano, che finisce, poi spesso finiscono anche, come in quel caso lì, finiscono le loro vittime con un colpo di grazia sparato a un bruciapelo, come fu per Sharabba. Insomma, per cui anche gente che molto probabilmente ha anche ricevuto un addestramento, ma da chi? Dove? Non è per fare i complottisti, però dietro ai NAR non c'è lo spontaneismo armato, dietro ai NAR c'è un disegno ben preciso, ma c'è anche una serie di azioni incredibili, incredibili, perché comunque sia per autofinanziamento delle armerie, sia per appunto colpire, come dici te, portare un attacco al cuore dello Stato, ma in una maniera rozza, perché si va a disarmare il poliziotto davanti all'ambasciata, all'abitazione del console palestinese, con conflitto a fuoco, e si uccide il poliziotto, cioè si vanno a fare robe, cioè anche rozze, cioè che non hanno la potenza, poi con tutta la problematica che noi abbiamo visto anche con il MIR, anche con il video su Moro, ma delle azioni delle Brigate Rosse. Per cui ora, come dicevi tu, subito comincio con i comunisti, poi vanno avanti a autofinanziarsi, ad ammazzare giudici, eccetera. Poi a un certo punto, l'ultimo periodo, quello della vendetta, con cui c'è un comunicato nell'80, nell'81 che i Sessinari dicono abbiamo chiuso i battenti, adesso ci vendicheremo e basta, degli infami che parlano male dei camerati in galera, che hanno fatto arrestare i camerati, come quello che si presume abbia fatto arrestare Nanni De Angelis, che poi fu ucciso dalla polizia praticamente in custodia, e per cui ci sono anche omicidi efferati, tipo di questo Pierucci, il 6 gennaio del 1981, e comincia questa stagione proprio di quasi nichilismo armato, cioè sparatoio ovunque con la posta, come si chiama, i Brandi viene ucciso dalla polizia stradale in un conflitto a fuoco, la Mambo è appunto ferita anche lei come Fioravanti, in un'altra azione va e muore, cioè insomma c'è tutto un'escalation di violenza, come quasi una fiamma che nel suo punto più alto di fuoco poi cade e si spegne, perché veramente i NAR sono stati, insomma, con una storia che continua fino ai giorni nostri, perché Egidio Giuliani, che era un appartenente all'estrema destra romana, che ha gravitato vicino ai NAR, per farti un esempio, che si pensava che la sua donna se la facesse con Strauru, che è un funzionario di Igos, che viene trucidato ad Acilia, nell'81, da un comando dei NAR, ma trucidato veramente con armi di calibro da guerra, perché si pensava che la macchina di Strauro e di Di Roma, che era il suo autista, fosse antiproiettile. Anche chi fornisce queste armi? E, tanto per citarlo, en passant, Strauro fu uno dei poliziotti con cui Carminati, Massimo Carminati, che è una persona che tornerà poi nella seconda parte della storia dei NAR, perché era molto vicino ai NAR, e, con cui Strauro praticamente è uno di quei poliziotti che sparò a Carminati, al varco del Gaggiolo, a
Varese, in quel famoso trappolo appuntamenti, cui Carminati si presentò per spartire in Svizzera, e dove perse l'occhio che lo fece diventare ricercato, insomma. Per cui vi è sicuramente un prima e un dopo dei Nari, ma c'è anche un durante molto, molto, molto pesante, con azioni diverse, e poi con quest'ultima stagione violentissima, che è quella della resa dei conti nell'estrema destra romana, che poi anche lì ammazzavano gente che si pensava che avesse parlato come Perucci, che come un altro forse aveva detto che, poi addirittura ignoti, cioè ignoti, ma non tutti ignoti, vanno ad ammazzare uno che aveva fatto arrestare Mario Tuti. Allora viene l'attentato, viene rivendicato dalla sigla Amici di Mario Tuti. Come dice te, c'è un nascere di sigle che durano magari anche soltanto il tempo di un'azione, di un omicidio, di una rapina, che veramente poi hanno questo culmine nell'82 con la fine poi dei Nari, perché comunque poi finiscono tra chi è morto, chi è in prigione, eccetera, ma continuano, perché con questo Egidio Giuliani, supposto fatto, diciamo, connuto da Strauro, viene coinvolto nella morte di Fanella, che era il tesoriere di Mockbell, per cui anche i Telecom, insomma, tutte film meccanica, storie incredibili, ed è gente ancora, cioè, attiva ai giorni nostri, perché ci sono ancora in giro ex Nara, come appunto il fratello di De Angelis, che ha parlato recentemente sulla strage di Bologna. Tantissimi parlano sulla strage di Bologna e dicono: noi non c'eravamo a Bologna. Poi, come città Bologna, chiaramente è la parte più coerente, è la parte più clamorosa, su quale Bologna poi, ad esempio, Carminati metterà delle cose su un treno per depistare appunto le indagini, per cui tutto un ciclo. Ma è incredibile le attività in questi anni e anche la provenienza di questo ragazzo dal MSI. Insomma, è qualcosa di veramente incredibile, perché se pensiamo che queste persone in 4-5 anni hanno veramente fatto delle cose pesantissime. Cioè, più avanti, che adesso è una persona libera, mi sembra abbia dichiarate 83 azioni criminose, cioè, ma di alto livello, per cui è sicuramente un percorso molto sanguinolento, del quale poi la parte, diciamo, un po' più conosciuta è Bologna. Ma Bologna, adesso non voglio sminuire nulla, perché poi Bologna è quella che, soprattutto con le inchieste, porta a galla i Nara, che come signorari anche i Nara hanno una parte in chiaro, ma anche una parte ancora oscura, sotterranea. Bologna è quasi la cosa più, come dire, passami il termine, meno importante quasi, perché è la cosa cioè fondamentale, però ne hanno fatte anche tantissime altre, che Bologna è oscura un po', perché Bologna è la montagna e dietro ci sono tante azioni, tante piccole colline, tante azioni veramente cruente, che però non vengono ricordate, e si vuole passare anche, adesso poi finisco il mio intervento, si vuole far passare in Nara, come dire, ma gente che ha fatto una cosa così efferata come Bologna, però poi non hanno fatto granché d'altro. No, invece no. I Nara hanno fatto tantissimo d'altro, hanno fatto tantissime cose gravi, hanno ucciso molti innocenti, hanno ucciso figure dello Stato, soprattutto giudici come D'Amato, Occorsi, insomma, gente che indagava su queste tramene un po' più in profondità. Che poi quello che mancherà è proprio anche, e che tu hai visto, che tu hai studiato molto, molto meglio di me, l'ultima sentenza di Bologna, sono i collegamenti. Cosa succede a noi, modestissimi amatori della storia? Che quando, dopo tanti anni che leggi, leggi, leggi in camere di dati, puoi fare i collegamenti, e con i Nara ti si accendono moltissime luci, perché si collegano tantissime cose. Tantissime sigle, tanti personaggi, poi vedremo anche Carminati e la criminalità romana più avanti, e si incrociano. E i Nara sono un po', appunto, il culmine, come hai detto te, di questa strategia da 75 all'80, che è un grande innalzamento della tensione.
mi rilascio un po' a quello che dicevi te. Cioè, parlando te, non, sicuramente te ne sei accorto, ma usciva fuori un altro degli aspetti fondamentali. Parlavi di persone che una è legata ai NAR, l'altra è dei NAR, l'altra è vicino ai NAR, l'altra è sotto ai NAR, l'altra è sopra ai NAR, e poi ce n'è un altro che è all'interno dei NAR. È proprio uno degli aspetti, cioè i NAR ad oggi a parte che manca, ti dico, io ti ho detto c'è il primo e il secondo tempo, comunisti prima, magistrati dopo, ma c'è anche un terzo tempo, che lo dicevi te, che è a Bologna. Il terzo tempo di Bologna è i NAR e i legami con servizi segreti P2, che ormai sono un dato certificato e assodato. Addirittura la sentenza di Bologna dice che a un certo punto, anzi, alcuni che testimoniano, quindi alcuni ex terroristi, come dire, di questi gruppi, ora non mi ricordo forse se uno è Alejandro o meno, comunque c'è qualcheduno, ma la sentenza di Bologna è messo nero su bianco, che parla che a un certo punto Fioravanti diventi proprio il killer della P2. Decide di diventare il killer della P2. C'è in una testimonianza di appunto di qualche deposizione, c'è. E proprio uno degli aspetti è questo qua, di questa fase che dicevo prima del 75-80 dello spontaneismo armato, che è l'intercambiabilità. Cioè noi vediamo un sacco di persone che molto spesso facciamo fatica a definire di un gruppo piuttosto che di un altro, perché molto spesso hanno due scarpe in due piedi diversi, ma molto spesso no, hanno due piedi nella stessa scarpa. Dentro questo aspetto qua dell'intercambiabilità ce ne sta anche un altro, che lo sottolineavi tu, e mi ricollego un attimo alla figura di Signorelli, che è quello del proselitismo. Signorelli, allora, tanto Signorelli lavora sempre, mi ricollego, aggiungo una cosa a quella che hai detto te a Signorelli, lavora sempre per la ricostituzione del movimento politico Ordine Nuovo, magari con un altro nome, magari sotto un'altra forma, ma questo è l'obiettivo politico di Signorelli. Signorelli lavorerà finché campa a questo, a far rinascere quello che politicamente era il movimento politico Ordine Nuovo. Per fare questo, lui non solo diventa cosiddetto il regista che sta dietro a tutti questi altri gruppi, perché, ripeto, Costruiamo l'Azione proprio è il gruppo preponderante che sta dietro. Noi vediamo, come dire, i NAR, ma dietro i NAR c'è Costruiamo l'Azione. Ripeto, c'è Signorelli, c'è Calore, i fratelli De Felice, Aldo Semerari, questo è, come dire, il governo di questa estrema destra, dello spontaneismo armato, chiamiamolo così. Cioè, chi governa lo spontaneismo armato, quindi tutti i vari gruppi, è Costruiamo l'Azione, e nella fattispecie sono le persone che ho appena citato. Di queste persone, ripeto, una peculiarità era quella di Signorelli. Signorelli non solo aveva, come dire, il chiodo fisso della ricostruzione di Ordine Nuovo, ma era anche quello di dedicarsi in maniera preponderante in attività politica al proselitismo, e soprattutto controllare i movimenti giovanili neofascisti. E non solo, perché, ripeto, il mantra di Signorelli, che ha sempre guidato anche il proselitismo, non solo viene trasferito spesso dai NAR, ad esempio nella rivendicazione a Radio Città Futura, cioè quando rivendicano che tra le motivazioni motivano col fatto che siamo venuti qua per cercare una tregua, perché vogliamo unificare tutte le forze contro il sistema, di là delle ideologie, scemenza atomica, ok? Lui continua a ribadire sto mantra, ma è un mantra strumentale, perché in realtà cosa vuole fare facendo sta cosa qua? Vuole cercare di avvicinarsi ad alcuni ambienti dell'estrema sinistra per poi, come dire,
fare proselitismo e reclutare, diciamo, reclutarli nelle proprie avanguardie alla fine, farli passare di fatto da un campo ad un altro. Questo è il lavoro che fa. Vero, sì, E diciamo che assolutamente sì. questo lavoro di proselitismo basato sul finto mantra, quindi lavorare sul controllo delle organizzazioni giovanili dell'estrema destra, lavorare anche su quelle di sinistra, raccontando questa storiella, ma per poi in realtà voler risucchiare a destra anche quelli che a sinistra lottano contro il sistema, perché questo è, c'è l'aspetto che ti dicevo prima dell'intercambiabilità. Intercambiabilità dove vede appunto tutto questo magma che si muove continuamente, cioè è veramente, cioè, non lo dico perché la sto studiando così, ma leggetevi la sentenza di Bologna, è un documento eccezionale da questo punto di vista, per capire come questo magma si muova e si faccia una fatica incredibile a seguirlo. Ma poi adesso vi faccio due esempi per cui si vede questa intercambiabilità. Ci sono soprattutto, vi do ora, ti dico, me li sono appuntati perché tutte queste sigle qua diventa un casino. Ad esempio, avevamo, tanto per dire un po' di nomi, Concutelli, esponente di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale allo stesso tempo, ma in momenti diversi. Peppe Dimitri, esponente di terza posizione, ma lo ritroviamo anche in Avanguardia Nazionale. Vale, Soderini, Belsito e Ciavardini, che sono tutti elementi di terza posizione, nascono in terza posizione, poi li troviamo nei gruppi operativi dei NAR. Ok? Ma ci sono due situazioni, secondo me, che sono molto significative, che sono due rapine eseguite nel novembre del 79. Una dell'11 novembre, che è la rapina alla filiale di Roma, del Banco di Roma. E quella del 27 novembre del 79, la famosa rapina alla Cisma Nathan Bank. Ok? Sono due rapine. La prima, ad esempio, vede Alibrandi tra i componenti del nucleo che fa la rapina: Alibrandi che è dei NAR, Carminati che è dei NAR, Magnetta che è di Avanguardia Nazionale e Dimitri che è di terza posizione. Tutti uniti per fare questa rapina qua. L'altra rapina, che addirittura la Cisma Nathan Bank andrebbe anche lì fatta una puntata solo su sta roba qua, perché è una roba incredibile. Fioravanti dei NAR, Carminati dei NAR, Magnetta di Avanguardia Nazionale e Peppe Dimitri di terza posizione. Tanto è vero che c'è, come dire, una famosa, ti dico, affermazione, ora non mi ricordo se di Aleandri o di qualche altro, come dire, camerata, che poi sostiene, tutto sommato, dice al di là, cioè quando c'era da fare le azioni ci facevano andare al di là delle differenze ideologiche che avevamo. È una verità, questa è una verità. Grossissima, grossissima verità. Poi, se mi consenti un'altra cosa, quando tu parli e cioè anche sta roba qua è gente addestrata, e questo io credo che sia abbastanza evidente. Cioè, non possiamo parlare di gente che non sa sparare. Qua siamo di fronte a persone che Assolutamente. poi ci saranno i personaggi tipo Walter Sordi, come dicevi te, che con Ali Brandi andranno ad addestrarsi in Libano con le milizie cristiano-maronite. Però abbiamo letto anche lì, non mi ricordo se in qualche audio che abbiamo recuperato da Radio Radicale, in qualche audizione, sempre di tutti i vari processi che ci sono stati sulla strage alla stazione di Bologna, mi sembra che ci siamo imbattuti in qualche situazione dove qualcuno diceva che c'era qualche campo di addestramento nella zona di Sabina, se non mi Sì. ricordo male. E io ho idea che ci fossero queste cose qua, Ma sicuramente. perché ci sono delle azioni che se tu non sai sparare non le porti a compimento. Per il sangue freddo, per la precisione, perché sai maneggiare le armi, perché se tu non le sai maneggiare ti spari nei piedi, l'abbiamo sempre detto queste cose qua. Ti faccio un esempio: Walter Rossi, non si sa ancora, le testimonianze lo dicono, gli atti parlano di Cristiano Fioravanti che possa aver sparato. Sì. Ma stiamo sparando, stiamo, stiamo
Stiamo parlando comunque di una persona che spara da una distanza di almeno 20 metri e colpisce il bersaglio in maniera Certo, precisa, ma guarda, con pochi io, colpi. Cioè. cioè, ma era paesiano, cioè, paesiano è anzi, ti dirò, secondo me alcuni di questi centri di addestramento, io poi non ho le prove, sono pensieri miei, ma sono sicuramente del movimento sociale, perché questa gente sparava col partito, perché il partito si portava dietro questa gente che sapeva sparare, ma a parte questo, come dici tu, cioè, ma anche soltanto ingaggiare uno scontro a fuoco con una pattuglia di polizia o con una pattuglia di carabinieri, sfido un po' tutti a farlo e a uscirne interi. Insomma, perché comunque potranno essere anche i più scarsi tiratori del mondo, ma è gente che con le pistole ci gira tutti i giorni. E questi, come dicevo prima, ne vincono molti di questi conflitti a fuoco. Per cui, Ma insomma. io ti dico di più, l'ultimo aspetto che ti ho sottolineato, che l'abbiamo io volutamente non ho tralasciato, che è quello del terzo tempo. Quindi in aree legate ai servizi segreti e alla Sì, P2, sì. che non è che è un'illazione o un'ipotesi. Perché questo è messo nero su bianco, cioè la Certo. stazione di Bologna è questo terzo tempo, per identificarlo, il terzo tempo, eh. Ed è evidente che se la stazione di Bologna avviene in questo contesto qua, è difficile che i servizi deviati, non deviati, chiamateli come volete, e la loggia massonica P2 si avvalgano di manovalanza, chiamiamola così, di basso livello, no? No. Non è Ma possibile. certamente, certamente c'è tutto ci sono un sacco di aspetti ancora sconosciuti di questa vicenda qua di Einar. Perché poi, come dicevi tu, c'è un sacco di interscambio, ma c'è veramente anche un sacco di gente in gioco. Cioè, quando tu mi dici Carminati, tu mi dici Banda della Magliana, mi dici una certa mondo della criminalità romana ed era Einar, ma va anche a fare azioni con altre sigle. Peppe Di Mito, terza posizione, verrà poi praticamente fagocitata da Einar, perché tra omicidio Mangiameri ed altre cose, tanti di terza posizione andranno a finire in Einar. Anche lì, e mi dice, cioè, in teoria terza posizione Einar sembra quasi dovuto essere, diciamo, rivali, no? Un po' come Ordine Nuovo dell'Avanguardia Nazionale. Ma guarda, io adesso qua per chiudere poi. Io mi sono reso conto anche oggi, leggendo quella vicenda che ti ho girato su quei tifosi della Roma, che sono rimasto un po' scioccato, perché ho letto che negli anni Ottanta i razziali andavano a fare scontri insieme ai romani, specialmente nelle città del nord, e viceversa. E qua si assiste a questo, come dicevi te, quando ci sono reazioni, andiamo a fare azioni. Voi per i soldi, voi per le cose. Però, cavolo. È una cosa che a sinistra succedeva molto, molto meno, ma molto, molto meno, a meno per quanto sono le mie scarse conoscenze. Perché, fate un esempio, Dura, che muore in via Fracchia, da rotta continua, esce e va nei BR. Non è che fa un'azione con rotta continua, una con i BR. E qua stiamo parlando di questo, eh? Sì, Stiamo stiamo parlando di parlando di questo. questo. Stiamo parlando di questo, perché stiamo parlando che Mangiameri ospita Inar a casa sua per liberare Concutelli, cioè addirittura una triangolazione, cioè che va bene perché l'area è quella. Insomma, stiamo parlando di cose un po', cioè di sigle che comunque avevano scacci pesanti anche. Infatti il problema è che purtroppo cioè raccontare la storia di questa destra eversiva diventa molto difficile perché non si riesce a delimitare, tra virgolette, un perimetro Non c'è. di demarcazione. Non c'è perché tutto si confonde. Gli stessi personaggi li si ritrovano in situazioni apparentemente completamente diverse, anche se l'area è sempre la stessa, in situazioni, organizzazioni, momenti diversi. Da una parte le si trova dall'altra, e io ti ripeto: ho citato quelle due rapine lì perché secondo me sono significative. Ripeto, a parte che sono Molto. due argomenti
varrebbe la pena di farci una puntata per rapina, perché sono due cose veramente clamorose Sì, queste due fantascienza, rapine. fantascienza, La fantascienza. fantascienza, però anche come dicevi te, Carminati, Amanda della Magliana, Inar, un po' sei in Inar, un po' sei di qua, cioè diventa difficilissimo. Difficilissimo. È proprio la difficoltà è questa di approcciarsi ai Inar. E la cosa più stupida che si può fare approcciandosi ai Inar, molto spesso che l'abbiamo sentito, insomma, anche come dire, nella nostra area di riferimento, che è ovviamente l'area antifascista, ma come dire, ma sì, sono insomma il gruppo terrorista, il nero, spontaneismo, ma cioè prendiamo tutto quello che, tra virgolette, ci viene detto, come dire, dalle informazioni più banali che si trovano su internet, vengono prese, e come dire, li dipingiamo in questa maniera qua, molto semplicistica, ma sì, sono questi qua, c'era la Mambro, c'era Fioravanti, la stazione di Bologna, in realtà è un mondo enorme, che Enorme, se non lo si enorme. studia, non lo si riesce a capire e si rischia di dire di banalizzarli, si rischia completamente di banalizzare una cosa che banale non è, che ha implicazioni che vanno, lo dicevi te, un'altra parentesi da fare sarebbe quella delle latitanze. Cioè qua c'è un mondo tra il movimento Esatto. sociale, questi gruppi, enorme. Londra, la Francia, l'altro posto che appunto citava la Robbio, che non mi ricordo se è a Malaga, Sì, mi sembra. Cioè, ci sono lì Cadice, a Malaga, Malaga, ora comunque, cioè Andalusia, sì. non mi Vero, ricordo il vero. posto di preciso, però ci sono alcuni posti dove questi andavano a svernare, a fare la loro latitanza. Ma a C'erano. Madrid addirittura De Chiari aveva tipo un ufficio per queste cose, cioè robe Ma non incredibili. solo, ma avevano anche un'organizzazione Sì. per distribuire i finanziamenti a chi era latitante, Sì, cioè gli assegni a chi era vero, latitante. Cioè, vero. e noi molto spesso, ripeto, nella nostra area banalizziamo sta roba qua, non la guardiamo neanche. Sì. Cioè. Sì, bisogna dire che tu hai pienamente ragione, perché questa cosa qua della banalizzazione è il pericolo più grosso che hai con Inar, ed è un po' quello che noi tentiamo di un po' di scongiurare con la nostra piccola opera, cioè con questi due numeri, eccetera. A discolpa di chi banalizza, mi riprendo quello che dici tu, che comunque è veramente complesso. C'è dei momenti proprio che devi fermarti e metterti lì a leggere nome per nome, perché veramente sono da 75 all'80, 82, sono anni frenetici in quella area lì, frenetici, dove succede di tutto, dove ci sono veramente anche discussioni pesanti, tipo come un Mario Tutti che dice ai signorelli: ma non fai furbo con Cutrai, se no viene fuori quello che hai fatto tu, che hai tentato di agganciare i comunisti. Cioè, insomma, è proprio, sono anni frenetici e non è facile. E noi ne abbiamo letto soltanto una parte, perché è chiaro, sì, io posso benissimo andare su Wikipedia, guardarmi là, ci sono tutte le azioni, chiaramente Bologna ha un è trattata maggiormente su tutte le azioni, e un po' ti rendi conto. Ma come dici tu, è quello che sta dietro. Perché se tu, anche un'altra cosa pericolosa, e se uno pensa: ah, ma Inar hanno fatto tutto da soli, è totalmente sbagliato. Perché Inar non ha fatto niente da soli. E come pensare che Vero Fioravanti sia un pazzo sanguinario, che magari potrebbe anche essere, ma sono vittime ben mirate tante. Beh, cioè cercate, soprattutto i giudici con cui si spezzano le indagini che stavano facendo, perché tipo D'Amato, cioè scusate, D'Amato stava incrociando i soldi, i finanziamenti, i gruppi, insomma, magari sarebbe giunto al P2 anni prima, cioè il più grosso pericolo è appunto la banalizzazione. Invitiamo, come dicevi tu, a leggersi la sentenza di Bologna, che è lunghissima, sembra che sia 1700 pagine, se non vado, A se non mi 1700 sbaglio. pagine. Però vale veramente la pena, restandone a tratte cose incredibili, anche perché sono nero su bianco, e anche un po' i cambi che dicevo io nell'introduzione.
questa puntata, è appunto che anche le sentenze sono veramente uno strumento fondamentale, perché vanno a collegare tanti punti, ed è nero su bianco. Perché una sentenza, per carità, può anche sbagliare, ma in tantissime cose ti dice questa cosa è così, poi magari va a condannarti sbagliando, noi non stiamo a parlare di questo, però tratteggiando la strage di Bologna si tratteggia un primo fondamentale dell'estrema destra che non ha ancora studiato e che noi sia quest'estate con la carenza, con tante... insomma vai un attimino a scavare dentro e dentro c'è un mondo incredibile. C'è un mondo incredibile di cose che è da collegare. E questa è la difficoltà più grossa. Va bene, ma sì, io direi che possiamo chiudere qui stasera, sì. Cosa dici? Abbiamo tediato purtroppo. Perché insomma, ce n'è di roba. Sì, ovviamente invitiamo a scaricare il giornale per, come dire, approfondire, cioè ancora di più. Ovviamente sul giornale ci sono molte più cose che per questioni di tempo noi non possiamo durante la trasmissione toccare i punti che invece abbiamo approfondito col giornale. Andatevelo a scaricare, è disponibile sul nostro sito, è gratuito, in formato PDF. E niente, ti lascio la parola per dare l'appuntamento alla prossima puntata che riguarderà sempre INAR. Sì, sarà la seconda parte su INAR. Intanto invitiamo tutti coloro che scaricheranno il giornale, guarderanno questa puntata o ascolteranno sulle piattaforme di streaming, di scriverci anche per dire, guardate, avete detto una cosa inesatta, eccetera, perché veramente stiamo anche ricevendo dei commenti, insomma, che un po' lo scopo del nostro lavoro fa nascere una discussione. Una discussione fa nascere l'interesse in maniera seria su INAR, questo è tutto quello che possiamo fare. Io saluto tutti, saluto soprattutto tu, Ale, Ciao Massi, e ci risentiamo con tutti e al prossimo appuntamento. Alla prossima. Va bene, Ciao, ciao Massi. ciao. Ciao.